Ci presenti la partita di sabato contro il Rabida? Ma è una partita impegnativa contro una squadra che è da qualche anno che prova a vincere questa competizione e ha ovviamente una squadra. Quest'anno ha allestito una squadra ancora più competitiva di quello precedente. Ma è una squadra molto fisica, nel senso che con degli elementi che fisicamente sono molto dotati e che ha avuto anche un bel percorso in questa Champions, eliminando anche la Dinamo Kazan, che non è poco. Per quello che riguarda noi, ci stiamo preparando al meglio, cercando di entrare in campo con la voglia e la determinazione per comunque provare a giocarsi una partita che, anche se sulla carta si preannuncia difficile, però vogliamo provarci. Dal punto di vista tecnico, secondo te quale sarà la chiave? Molto la vostra battuta, per esempio? Ma sì, può essere una componente, anche se guardando, diciamo così, il loro scout. Si vede che anche con una ricezione non ottimale hanno delle ottime percentuali in attacco. Quindi, ripeto, la fisicità dei loro attaccanti è molto importante. Sta a noi esaltare quelle che sono le nostre capacità e soprattutto dare fastidio a loro, fargli sentire che la partita se la devono guadagnare. Per vedere se poi in una partita secca, con la pressione che in generale si può avere in una partita secca, questo possa incidere ulteriormente per accrescere qualche difficoltà, soprattutto nelle loro certezze, dare un pochettino problemi alle loro certezze. Parlando con le tue giocatrici, tutte hanno indicato che la componente morale, cioè la componente della forza, vostra forza morale che avete dimostrato fin qui, anche nel Golden Set di Baku nell'ultimo turno, sarà una componente importante. Sei convinto? Sì, può esserla, ma ci devono essere prima altre componenti che sono quelle di giocare, stare in campo molto, molto compatte, molto con un gioco da squadra e avere, insomma, la capacità di sopportare che in momenti della partita la loro potenza fisica abbia a volte la meglio. Però noi dobbiamo, come ripeto, con quelle che sono le nostre qualità tecniche, intaccare un attimino quelle che sono le loro certezze e da lì provare a mettere una partita su un piano più di parità. Non è facile, perché l'impegno è molto complicato, però ci siamo guadagnati questa opportunità di giocare una Final Four e credo che ci stiamo preparando per affrontarla al meglio. Te personalmente che partita, che cos'è questa Final Four? Dal tuo punto di vista strettamente personale. Devo dire che quando mi soffermo ogni tanto a pensare a quello che, insomma, è stato fatto quest'anno, devo dire che, insomma, c'è un po' di orgoglio in quello che è stato fatto. Dal punto di vista personale, far parte di una Final Four, tra l'altro con quattro allenatori italiani, è comunque un ulteriore stimolo a lavorare ancora meglio e a come dire, migliorarsi, perché alla fine quello che conta è cercare di utilizzare queste opportunità che ci siamo guadagnati per migliorarsi ancora e cercare di crescere soprattutto dal punto di vista professionale. Quattro allenatori italiani, cioè quattro allenatori dello stesso paese in una Final Four, una cosa che non si era mai vista, vuol dire che la scuola di allenatore italiana è sicuramente molto valida. Sì, lo era anche prima di questa coincidenza dei quattro allenatori italiani, però quello che succederà sabato è un'ulteriore conferma, no, della bontà del lavoro.